studenti, famiglie e docenti, benvenuti in questo pianeta informatico del Salone dei Mestieri e delle Professioni. Il mio compito è quello di illustrarvi in modo sintetico la scheda informatica e telecomunicazioni che è contenuta nella pubblicazione Fai la scelta giusta, una guida della Camera di Commercio di Varese. La scheda innanzitutto comincia con il mostrare la percentuale di assunzioni previste dalle imprese, che per questo settore sono del 2,5% del totale. In questo indirizzo, nel 58% dei casi, le imprese segnalano difficoltà a reperire lavoratori con adeguata professionalità. Le professioni più ricercate dalle imprese sono tecnici informatici e delle telecomunicazioni, specialisti delle scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali, e addetti all'accoglienza e all'informazione alla clientela. Se quello che vi ha spinto a visitare il salone è la passione per l'informatica, magari per scoprire cosa ci stia dietro un videogioco che utilizzate o una app, o ancora chi siano i professionisti che garantiscano sul sito la sicurezza dei dati immessi oppure i pagamenti online effettuati dai vostri genitori, allora sicuramente immaginerete che le competenze trasversali più richieste sono quelle digitali e di conoscenza dei linguaggi specifici, quindi matematici, digitali. Però attenzione, non sono le uniche competenze richieste dalle imprese. Durante la vostra crescita, il vostro percorso di studi, accompagnati dai vostri genitori e docenti, dovrete anche sviluppare altre competenze che sono lavorare in gruppo e in autonomia, il problem solving, la capacità di adattamento, la flessibilità. La formazione post diploma è consigliata dal 25% e vi segnalo che sul nostro territorio esistono delle realtà post diploma, gli ITS, e alcuni di essi sono proprio dedicati al campo dell'ICT e quindi è un'opportunità da considerare. I settori nei quali è più facile trovare una collocazione lavorativa sono sicuramente i servizi informatici, sono i servizi avanzati di supporto alle imprese, sono l'industria di fabbricazione di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto. La scheda Fai la scelta giusta si conclude sempre con il mostrare il livello formativo richiesto in base alla professionalità di interesse. E proprio nella parte finale poi ci sono tutti i link per approfondire i percorsi di studi attivabili. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e suggerirvi di proseguire con questo viaggio interplanetario alla scoperta di tutti i pianeti del Salone dei Mestieri e delle Professioni.